Buongiorno ragazzi, eccomi tornata con The Sims. Prima di iniziare con il gioco voglio fare una premessa. Questa sarà una nuova serie, perché ho visto che la serie precedente un po' sarà stata colpa mia che non l'ho portata avanti con costanza, quindi pubblicavo gli episodi comunque anche a distanza di diverse settimane e quindi posso capire che risulta poi difficile seguirla ed è più coinvolgente vedere almeno un video a settimana. Poi, come mi hanno detto alcune di voi, la storia non era troppo coinvolgente. Tutti vi siete innamorati della prima serie che ho pubblicato qui su YouTube, ovvero di Jessica, di Mark e dei loro bambini. Ho provato a cercare i vecchi salvataggi, ma non li ho più trovati. Tempo fa avevo tolto i salvataggi dedicati a questa famiglia per inserirne di nuove. Credevo di averli messi sul computer, ma non li sto più trovando, perché mi sarebbe piaciuto fare soltanto alcuni episodi dedicati ancora a loro, però purtroppo no, non li sto più trovando sul computer, quindi ho deciso di ricominciare una nuova serie totalmente dall'inizio, con più personaggi per avere più interazioni e per far partire la storia un pochettino più velocemente. Vi spiego qual è la mia idea. Questo sarà soltanto un video di presentazione. Fatemi sapere qua sotto nei commenti ovviamente cosa ne pensate, se questa nuova storia vi può coinvolgere di più, se avete qualche consiglio, insomma qui sotto tutti i vostri commenti sono ben accetti. Io cosa ho pensato? Innanzitutto ho creato due famiglie, o meglio una famiglia che è questa e poi ho creato un'altra famiglia composta al momento soltanto da una persona. Prima vi presento loro. Chi sono loro? Sono due fratelli gemelli, uno si chiama Lucas Gilbert e l'altro si chiama Thomas Gilbert. Poi, oltre a loro due che sono appunto fratelli gemelli, c'è anche la loro sorellina piccolina. Ebbene, sono tornati i bebè e io li adoro, infatti non vedo l'ora di giocare nuovamente con lei, con loro, e lei si chiama Ella Gilbert. Partiamo da Lucas. Innanzitutto lui è un romantico seriale, vuole corteggiare quante più ragazze possibili, insomma è un rubacuori, però è anche una testa calda, è molto molto egocentrico. E poi è un ragazzo evasivo, non vuole stare per troppo tempo legato ad una persona. Insomma, gli piace divertirsi, far festa, essere libero, però allo stesso tempo uscire con delle ragazze, quindi avere delle frequentazioni, però non a lungo termine. E questo è uno. L'altro gemello invece si chiama Thomas, molto più semplice. Lui infatti come aspirazione vuole essere un super genitore, vuole crearsi una famiglia e avere tanti bambini, infatti ovviamente è amante della famiglia. Lui è molto romantico, è romantico come il fratello, ma con due in un tipo di romantico diverso. Lui comunque cerca l'anima gemella, cerca una storia seria e allo stesso tempo è un pochettino anche paranoico. E poi c'è la piccola Ella, che è la loro sorellina, perché dovete sapere che loro sono rimasti orfani, i genitori non ci sono più e quindi sono rimasti da soli, due fratelli gemelli comunque adulti e la loro piccola sorellina, e vivono in città a San Misciuno. Lei al momento possiamo solo dire che è una bambina super super curiosa, quindi ci sarà da divertirsi. Vi faccio vedere velocemente i loro look come sempre. Allora, partiamo dal look quotidiano di Lucas, molto molto semplice. Ho condiviso, oppure non l'ho fatto, però in caso lo faccio alla fine di questo episodio, questa famiglia, quindi se anche voi volete giocare con loro potete tranquillamente scaricarla tramite il mio ID, che è Giadafra91, perché molto spesso me lo chiedete. Comunque questo è il suo look quotidiano. Poi abbiamo quello sportivo, no scusatemi, quello formale, quindi camicia, cravatta, un maglioncino, pantaloni eleganti, tutto molto bello e elegante. Il look sportivo, eccolo qui, pantaloni ovviamente della tuta, una canotta molto morbida. Look da notte, un semplicissimo salviettone arrotolato in vita. Look da festa. Ma qua ci sono state delle modifiche, perché io non li avevo vestiti così, ragazze, non li avevo vestiti così. Ok, ho sistemato questo look perché mi sono resa conto che soltanto questo look era diverso da quello che avevo fatto, non so come mai si è modificato. Vabbè, comunque, look da festa, semplice maglietta a maniche corte, pantalone bianco e sneakers.
look da spiaggia, insomma, per andare a farsi un bel bagno in mare, questi bermuda abbastanza lunghi in realtà. Clima caldo con le cuffie al collo e le ciabattine, e invece per il clima invernale questo è uno dei miei look preferiti. Poi vediamo i look di Thomas. Lui sono molto simili in realtà come fratelli, perché adesso vi faccio vedere anche da vicino. Guardate, ecco qua, cambia soltanto, cioè cambia, la cosa che cambia particolarmente è l'acconciatura. Però devo dire che non sono poi così diversi. Cioè, fatemi sapere anche voi, ma secondo me si assomigliano davvero tanto. Comunque, partiamo dal look quotidiano. Eccolo qua, maglietta maniche corte bianca, pantalone, scarpa bassa, tipo mocassino. Poi look formale. Eccolo qua. Look sportivo sui toni del giallo. Look da notte, per la sera indossa sempre gli occhiali da vista e la maglietta maniche corte, poi resta semplicemente in boxer. Il look da festa, lui è super elegante, a differenza di suo fratello, quando c'è una festa si veste sempre a tiro molto molto bene. Poi look per il mare, per la spiaggia, anche lui bermuda abbastanza lunghi, di un colore diverso e anche come fantasia. Non ho voluto vesterli nello stesso modo. Una cosa che nei gemelli mi piace fare quando sono piccoli, quando sono grandi è una cosa che non mi piace vedere in realtà. Poi il look per il clima caldo, maglietta, pantaloni e pantaloncini e ciabattine. E poi clima freddo, stesso look, se non ricordo male, di suo fratello, o comunque molto simile, però in un colore diverso, un cappotto un po' più elegante, però sono simili. E poi abbiamo lei, la piccola Ella, è troppo tenera. Allora, questo è il suo look. Allora, prima ve la faccio vedere da vicino. Codini, sono tutti e tre mori con gli occhi marroni. Questo è il suo look quotidiano, questo vestitino giallo con le scarpette bianche. Il look formale, che adoro, la trovo davvero super super dolce. Rosa col fiocchetto giallo. Il look da notte, c'è anche questo, no, è inutile dirlo, mi piace tantissimo. E poi guardate, ha le orecchiette sul cappuccio. Poi il look da festa, un altro vestitino super svolazzante, anche questo colorato. Costume da bagno, un due pezzi verde menta con i volant. Il look per il clima caldo, tutti questi vestitini sono comunque graziosi, cioè fantastici, e tempo fa, quando utilizzavo il materiale personalizzato, i bebè erano ancora più belli, però per questa serie ho deciso di non utilizzarlo. E poi, se non per qualche acconciatura, ma giusto un paio. E poi questo è il look per il clima freddo, quindi bella, tutta bella imbottita per ripararsi dal freddo. Quindi nulla, loro sono i nuovi protagonisti, o meglio, una prima parte dei nuovi protagonisti di questa nuova serie. Poi abbiamo lei, e ve la presento. Lei si chiama Emily White, è una amica degli animali, come aspirazione proprio vuole prendersi cura di tutti gli animali. Allo stesso tempo però è anche amante della famiglia, è una ragazza super ordinata, precisa, vuole sempre avere tutto in ordine, e di conseguenza, ovviamente essendo un amante degli animali, ama tantissimo anche i cani. Io ho messo i cani, però come vedete non ci sono altre persone nella sua famiglia. Voglio far aggiungere un animale, però voglio far scegliere a voi, quindi fatemi sapere se per Emily preferite avere un gatto o un cane. Se scegliete il cane, questo tratto non andrò a modificarlo; se invece scegliete la maggioranza dirà gatto, andrò invece a cambiare questo tratto e quindi metterò amica dei gatti. Però lo voglio fare la prossima volta, perché voglio far scegliere questa cosa a voi. Comunque, vediamo i suoi look. Allora, prima ve la faccio vedere per bene da vicino. Su di lei ho utilizzato questi capelli, sì, sono materiale personalizzato. Se volete posso condividere anche lei credo di non averlo ancora fatto, però se volete posso condividere anche questa sim. Il suo look quotidiano è questo. Molto molto fresco, abbastanza comodo, ha un tacco ma leggero, non troppo alto, gonnellina e top.
look formale, questo tubino colorato, visto che comunque siamo ancora in estate, insomma un tocco di colore ho voluto lasciarlo. Poi look sportivo, pantaloncini, canotta molto molto semplice. Il look da notte, un jumpsuit lungo e ovviamente rosa. Il look da festa invece è questo qui, un altro jumpsuit di questo color blu notte, un bel colore. E i tacchi. Poi costume da bagno, un due pezzi sul verde, ci sono diversi colori però alla fine ho scelto verde. Il look da clima caldo invece è questo vestitino rosso con il fiocco in vita e queste ciabattine che sono bellissime, mi piacciono davvero tanto. E poi il look invernale, anche qua lei cappottino, stivali alti con il pelo per stare super al caldo. E nulla, la storia di lei qual è? Lei si è trasferita a San Misciuno, quindi anche lei vive nello stesso quartiere dei ragazzi che abbiamo visto prima, vive da sola e poi vivrà ovviamente con il suo animale domestico. Il suo appartamento l'ho già sistemato, quindi ve lo faccio vedere, però lei semplicemente si è trasferita a San Misciuno, ha lasciato i suoi genitori, ha cambiato città, ha cambiato paese, si è spostata, ha preso un appartamentino per lei. Resterà lì oppure si trasferirà? Non so se farla restare lì e fargli conoscere insomma i gemelli e poi farla andare ad abitare con loro, quindi allargare la famiglia, tre fratelli compresa la sorellina e lei, oppure se far trasferire uno dei due gemelli da lei, ma quale? Chi lo sa, insomma, vediamo un po'. La famiglia Gilbert, quindi i due gemelli e la sorellina, abitano in questo appartamento che non sono ancora andata a modificare. Si trovano nel quartiere, è un po' che non gioco in questo quartiere, ma sì, li ho fatti alloggiare, diciamo, nel quartiere della moda, apprezzato infatti molto dai giovani, e ho scelto questo appartamento perché comunque ha due camere da letto, essendo comunque che c'è una bambina andremo a rendere un po' più colorato sicuramente l'appartamento, magari lo sistemo e ve lo faccio vedere nel prossimo episodio come sono andata a organizzarlo. Mentre la nostra Emily abita qui, il suo appartamento l'ho già sistemato, quindi ve lo faccio vedere. Partiamo da un overview su tutto l'appartamento visto dall'alto. Allora, qui si entra e cosa ci fanno già qua i gemelli? No, guardateli, sono già qui pronti fuori dalla porta, pronti a conoscerla. In realtà si sono già incontrati, così in questo modo posso partire più velocemente, però devono ancora conoscersi, in realtà si sono semplicemente presentati super velocemente. Detto questo, chissà cosa ci fanno qua. Comunque, questo è appunto l'appartamento e c'è anche, no guardate, c'è anche Ella qui in bagno, ok. Comunque questo è l'ingresso, qui devo dire che è abbastanza vuoto, non so cosa metterci, quindi al momento l'ho lasciato così. Qui abbiamo la zona salotto con il divano e la TV, qui c'è la cucina, abbastanza spaziosa, qui abbiamo il bagno e da questa parte invece abbiamo la camera da letto molto grande con un angolino dedicato al suo animale domestico che chissà cosa sarà, se gatto oppure cane. Questa è la porta d'ingresso e subito accanto alla porta d'ingresso c'è questo tappeto con la ciotola per la pappa del suo animale, c'è un fenicottero, una pianta messa giusto così per arredare e qui appunto c'è la zona relax con la TV e il divano per rilassarsi. Le cosa sta facendo adesso? Boh. E qui invece, quindi open space, abbiamo la cucina, c'è ovviamente il frigorifero, il cestino per la spazzatura, abbiamo un microonde, poi qui ci sono ovviamente i fornelli e il forno per cucinare e una piccola penisola con due sedie per due persone, però se sarà necessario andremo magari a mettere qui o magari anche qui un tavolo con più sedie. Poi alla destra dell'ingresso c'è il bagno, c'è questo mobiletto con uno specchio abbastanza grande, un po' di prodotti per il bucato e prodotti di bellezza, c'è la doccia, c'è la cesta per la biancheria sporca e ovviamente c'è il water. E poi come tappeto ho messo questo con la zampa dell'animaletto che direi che è proprio in tema.
Poi passiamo alla camera da letto, che mi piace tanto. Si entra, qua ci sono un po' di scarpe, c'è la zona specchio con questo tappeto super morbidoso bianco, il letto matrimoniale, ho deciso di mettere il letto matrimoniale anche se da sola perché così dorme sicuramente più comoda, il suo iPad, qua ci sono tutte le sue cosine. Qui ovviamente c'è vediamo se riesco a far vedere meglio, sì, la sua cassettiera con tutti i suoi vestiti, i suoi profumi, le sue magliette e tutto quanto. E qui, come vi dicevo prima, c'è la zona dedicata al futuro animaletto. Ok, vediamo un attimo cosa vogliono questi due fratelli. Allora, lei cosa sta facendo? Io direi la piccola perché è qua, loro sono qui, li facciamo giusto chiacchierare un attimo, giusto per far partire la serie. No, che sono andati via, niente. Allora direi, come primo episodio, può bastare, insomma, vi ho fatto vedere in generale i personaggi, l'appartamento di Emily e un po' le loro storie. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se questa nuova storia vi piace. E poi nel prossimo episodio prenderemo subito un animaletto per lei e andremo a svolgere i vari incarichi e poi ovviamente dobbiamo fargli conoscere per bene i due gemelli e chissà quale sceglierà. Se questo episodio vi è piaciuto mettete un pollice in su di supporto, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video, vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo la settimana prossima con il nuovo episodio. Ciao!